Ciao fissati e bentornati su Vinilicamente col secondo appuntamento dedicato ai miei consigli per gli acquisti. Qui potete trovare la prima puntata, ma diamoci una mossa che avete sempre tutti fretta. Time is money, ta 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 ta, vai con la sigla. A chi pensi possa interessare? A nessuno. È la verità. È una puntata a tema, non solo per il richiamo al mondo animale che percepirete strada facendo, ma anche perché ogni autore trattato oggi ha un approccio piuttosto arty al proprio materiale, chi con la scrittura e chi con l'uso della voce. Si parte quindi col disco più recente, uscito l'8 giugno scorso, Soil, di Serpent with Feet, da non ascoltare se avete appena rotto con la tipa o con il tipo. O forse sì, se come Elton John pensate che si debba dare spazio alle sad songs, alle canzoni tristi, perché ci dicono così tanto di noi e del resto. Una voce gospel che si fonde con soul ed R&B su basi sofisticate. Se vi avvicinerete a questo serpente coi piedi senza pregiudizi, vi innamorerete del suo darsi in pasto senza filtri a noi ascoltatori. Già nel primo party, ossia la rubrica dove parliamo a ruota libera di tutto quello che stiamo vivendo in un determinato periodo. Non l'avevo ancora approfondito però, per cui non potevo sapere che sarebbe stato uno dei dischi italiani più interessanti di questo 2018, soprattutto per come Generic Animal usa la propria voce sui testi di Jacopo Lietti dei Fine Before You Came, una serie di start and stop musicali che si integrano perfettamente con la modularità vocale di Luca Galizia. Questo è il vero nome. Puntata dei miei consigli per gli acquisti con una manciata di poesia leggiadra, adatta anche ai bambini, e questo io lo vedo come un tremendo fattore positivo. Bestiario musicale di Lucio Corsi è come se Gianni Rodari si fosse messo a incidere dischi. Uscito a gennaio 2017, per un pelo non è entrato nella nostra top 10 dello scorso anno, riuscendo però a conquistare il titolo di Rivelazione, una delle promesse più luccicanti del cantautorato italiano, alieno bucolico fashion. C'è un movimento punk nella foresta, gli alberi con i capelli verdi sulla testa, e le galline con le creste vengono malviste dalla guardia di finanza, che non si accorge della gazza ladra e del crimine che avanza. Ah, un'ultima cosa per i fissati del vinile. L'etichetta Anti Records sta ristampando tutto il primo Tom Waits. Insieme a Serpent with Feet, di cui vi ho parlato oggi, mi è arrivato anche Small Change in edizione blu. Attendo a gloria che esca anche la ristampa del mio disco preferito di Zio Tom, ossia Blue Valentine. She sends me Blue Valentine all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. È davvero tutto, ricordatevi di mettere mi piace se questo video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video. Ditemi nei commenti qui sotto cosa pensate di questi consigli e date un'occhiata anche alla puntata precedente. A breve sarà online Vale con un paio di vlog, uno sul fenomeno liberato e l'altro sull'attualità di Gali. E Ale ci dirà la sua sull'ultimo dei Baustelle, che vi anticipo non gli è piaciuto. Ci vediamo presto, sempre sul pezzo. Ciao fissati!